Buonasera e benvenuti in Istoria Multimedia e oggi siamo qui per raccontare una storia alternativa rispetto a quelle che di solito raccontiamo. Perché oggi sono qui per consegnarvi, anzi cercare di raccontarvi come si svolge una ricerca storica, cioè se io devo dire una cosa di storia. Come la dico? Punto di domanda. Qual è la ricerca che faccio in sintesi ora? Perché questa diretta? Perché dedico questa diretta a questo tema? Perché credo che sia fondamentale specificare una questione, cioè cerco di trovare le parole. Ora, noi di solito analizziamo queste cose qui, che sono le pergamene, no? Queste di Federico, per esempio, queste cose qui, no? Quelle di Innocenzo, queste di Onorio, per esempio. Ok, e così via, no? Vabbè, prendiamo quella di Federico. Bene, il computer sta dando forfait, va bene. Allora, ora, se noi dovessimo creare una storia, se noi dovessimo collezionare, scrivere una storia intorno a queste pergamene, così come sono date a noi, cioè per il contenuto che hanno le stesse pergamene, per esempio questa qui di che cosa parla? Parla di Onorio III, e questa un attimo che B19, ok, nel 1225 Onorio III scrive questa bolla diretta a, nel caso a questo abate per confermare alcuni privilegi, ok? E così via, cioè noi leggiamo delle porzioni di storia che in realtà non dicono naturalmente la storia generale, cioè la storia manualistica, quella che si fa sui manuali, diciamo così, ma raccontiamo delle storie particolari di un determinato periodo, di un determinato, cioè leggiamo concretamente un qualcosa che è stato prodotto in un determinato periodo. Ora, lo storico, cioè ovvero quello che lo fa di professione, non io, perché io non sono una storica, qui non, cioè sì, sono anche una, cioè sono laureata in storia, però voglio dire, non sono una a livelli di, ai livelli, ecco, universitari, eccetera, ma semplicemente una persona specializzata nella lettura delle pergamene e una laureata in storia. La ricerca l'ho fatta anch'io concretamente sulle fonti. Ma non ho raccontato una storia generale, come può essere per esempio la storia di Federico II nel territorio di Puglia, d'accordo? Perché per fare questo ci vuole la collezione di diversi materiali che io non ho la possibilità naturalmente di vedere. Quindi il mio lavoro non è un lavoro per creare alla fine una storia generale, d'accordo? Fa riferimento, ovviamente sappiamo che questo qui è Federico II. D'accordo, imperatore, possiamo dire che eventualmente, volendo prendere questa pergamena, che cosa possiamo affermare? Volendo creare una storia su questa pergamena, possiamo affermare semplicemente che Federico II conferma questa cosa ai canonici di San Nicola nel caso, ma non possiamo andare oltre quello che c'è scritto in questa pergamena, perché poi collezionando i vari pezzi a disposizione si crea una vera e propria storia, come dicevo prima, cioè si crea quella cosa che noi troviamo fondamentalmente nei manuali. Questo è il senso. Quindi, ora specifico questa cosa qui perché mi è capitato negli anni passati, comunque in generale sull'internet, di imbattermi in persone che pretendono di fare la storia o comunque affermano, dicono, fanno delle affermazioni sulla base di poche info a disposizione, come per esempio può essere questa pergamena qui, tipo quella di Federico, questa qui. Ok, io non posso collezionare una storia prendendo questa pergamena, questa pergamena, questa pergamena e così via, tutte quelle di Innocenzo, Onorio. Naturalmente ho preso il periodo di Federico, tipo questa è di Gregorio IX, se non mi ricordo male. Sì. E così via. Questa è di Gregorio IX, uguale. Non posso prendere, incollare queste pergamene tutte insieme, che non significano niente l'una con l'altra, e raccontare una storia. Okay? Questa cosa non si può fare. Perché?
Perché quando io scrivo di storia mi avvalgo di tanti studi annessi, di tanti studi non annessi, di tanti studi che sono stati fatti e collezionati al fine di creare la storia stessa. Ora, quindi il manuale, quello che noi studiamo a scuola, il manuale, voi comprendete bene che è molto complicato da redigere e da scrivere, perché ci sono tante cose che si collezionano per dire un qualcosa. Ora, a cosa faccio riferimento nello specifico? Cioè, di che cosa sto parlando? Sto parlando di tutte quelle situazioni che si configurano intorno, per esempio, ad alcuni racconti. Mi è capitato su YouTube soprattutto di vedere video di persone che prendendo una testimonianza del passato pretendono di redigere una storia completa intorno a quell'unica testimonianza del passato. È come se io volessi creare una storia globale, diciamo così, una storia completa intorno, per esempio, a questo documento di Gregorio. Ok, questa cosa non si può fare, seppure tutti questi documenti qui parlano di conferme, di concessioni, di donazioni, per esempio, fatte a varie ed eventuali persone, questo non mi può consegnare ovviamente una storia globale, perché ne uscirebbe semplicemente un complottone, cioè ne uscirebbe una storia che non è storia, una storia inventata, d'accordo? Quindi è fondamentale sottolineare il fatto che noi qua stiamo parlando fondamentalmente della collezione, stiamo parlando di collezionare insieme e soprattutto analizzare secondo un metodo quelle che si chiamano le fonti, appunto. Queste cose qui sono fonti scritte, però non esistono solamente le fonti scritte, esistono fonti di varia natura. E lo storico, prendendo in esame, esaminando appunto tutte queste situazioni, riesce a creare appunto un concetto che sia scientificamente accettabile. Ok, ovviamente questa cosa qui bisogna rispettare dei criteri per poterlo fare. Ecco perché io non mi posso svegliare la mattina, creare un account Google dove leggo le pergamene e pretendere di creare una storia, perché se no questa cosa qui si chiamerebbe complotto, non si chiamerebbe studio, boh, scienze storiche, non si chiamerebbe scienze storiche, no, si chiamerebbe sì, complotto intorno ad un qualcosa, ovvero la mia creatività, ecco, chiamiamola così, la mia creatività riesce a trovare dei nessi anche illogici tra una fonte tipo questa, tipo questa, tipo questa, diciamo così, ecco, così la vediamo, tipo questa. 1, 2, 3. Questa qui che abbiamo analizzato insieme, decido di prenderle così perché appartengono ad uno stesso periodo e analizzarle tutte insieme e decido di scrivere una storia. Non funziona così, d'accordo? Noi qui stiamo facendo un lavoro di trascrizione, fondamentalmente delle pergamene, senza pretese di collezionare appunto una storia, perché non è possibile. Ora, il mio riferimento specifico va, per esempio, questi sono degli studi che noi fondamentalmente possiamo declinare come studi filologici, ok? Su un testo. Quindi si analizza tutti questi relitti, tutti questi fantasmi del passato, ecco, chiamiamoli come li chiamerebbe Derrida, dei relitti del passato, si analizzano, si criticano fondamentalmente e poi si può, collezionando tutti i pezzettini, si può creare una storia vera e propria, no? Questo è difficile, cioè non lo si può fare così semplicemente, così, semplicemente leggendo delle pergamene e analizzandole, questo è chiaro, no? Non si può fare in questo modo. E come dicevo prima, sull'internet, o meglio, non su internet in generale, però su YouTube soprattutto, spesso mi sono imbattuta in persone che pretendono di fare una cosa del genere. Per esempio, creare
creano dei racconti che a livello fantastico sono bellissimi, cioè sono dei racconti molto efficaci anche, si potrebbero scrivere dei romanzi per esempio sui racconti di queste persone che parlano appunto sull'internet, ma senza un dato di fatto scientifico. Ecco perché vi dico, se io ad esempio dovessi prendere questa cosa qui che abbiamo analizzato, questa pergamena qui che abbiamo analizzato, questa pergamena qui che abbiamo analizzato, questa pergamena anche, questa qui e così via, non potrei metterle una vicino all'altra a caso. Al massimo potrei affermare che Federico II in un determinato periodo di tempo, che poi solamente tre sono i riferimenti, tipo questa è del 1210, questa è del 1209, questo è del 1209, in questo anno Federico II ha concesso una serie di cose. Questa è l'unica cosa che eventualmente io potrei affermare, premettendo che il documento, cioè ovvero questa cosa qui, il foglio membranaceo, sia comunque una fonte autentica. Quindi questo va sempre in premessa, analizzare gli elementi estrinseci ed intrinseci per dire se poi quella cosa lì è vero che è una fonte del passato. Questo, ovviamente, lo storico viene quindi aiutato da varie figure che aiutano lo storico stesso a dire quello che lui afferma, quello che lui dice. Quindi il paleografo, quindi il diplomatista, quindi colui che analizza le fonti monumentarie, per esempio, una serie di figure che, come dicevo prima, aiutano a creare questa storia qui. Ora, ci sono delle cose importantissime nelle ricerche che sono le note. Quando uno storico cita nei suoi lavori qualcosa, di solito le note si creano così, creando un tipo riferimenti, si va su Google a riferimenti, facciamo finta, si spinge questo tasto qua, inserisci note a piè pagina e si va qui. Quando noi vediamo queste cose qui nei libri, queste sono le cose più importanti che dobbiamo leggere. Perché poi sono quelle cose che lo storico ha preso in riferimento, quindi io qui posso scrivere tutte le cose più belle del mondo, no? Però la cosa più importante è lo studio che sta di base a questa cosa qui che sto andando a dire, che è la nota. Ora vi faccio vedere dove si trovano, così abbiamo contezza. Tipo, prendo un libro, facciamo l'esempio di un libro e vediamo dove si possono trovare le note. Per esempio, facciamo l'esempio questo è un libro, vabbè, edito Il Mulino ed è di storia contemporanea, dalla guerra fredda alla grande crisi, no? Tipo, le note a cui faccio riferimento sono queste cose qui che si trovano sotto, ad esempio, no? Queste cose qui che si trovano sotto, si vedono? Questo pezzo qui. E lo storico in questo pezzo qui cita fondamentalmente tutto quello che ha studiato per poter affermare quello che afferma. Questo libro, nello specifico, non mi ricordo, l'avevo studiato 10 anni fa. Ah, vabbè, racconta sì della guerra fredda, mi sa che arriva fino, no, la guerra del Golfo. Vabbè, comunque, racconta, diciamo, le questioni di storia contemporanea vicine a noi, fondamentalmente quelle che si sono sviluppate dalla fine della guerra fredda fino al 1990, su per giù, tra il 1990 e il 2000. Questo è il periodo che prende riferimento questo libro qui, vabbè, che è di storia contemporanea. Cosa ha fatto questo storico nello specifico? Ha analizzato dei documenti, ha analizzato delle fonti, quelle cose lì che diciamo fonti, le ha criticate e ci ha redatto su una storia, no? Quindi ha collezionato una serie di documentazioni per affermare quello che afferma. Ora, in questo processo di cose, quindi non può esistere il facciamo finta che succede questo, il prendiamo in riferimento il nostro contesto contemporaneo, una serie di cose che
sentito appunto dire in questi video, in questi contenuti, sì, che fondamentalmente affermano cose senza poi avere contezza se effettivamente quello che vanno a citare è metodologicamente corretto o meno, ma non solo metodologicamente corretto, cioè proprio di base. Quella cosa che tu stai citando è reale. Facciamo un altro esempio. Vi faccio vedere un documento. Prima stavo vedendo questo documento tipo di Corrado. Questo documento di Corrado, ok, ha degli elementi. Questo documento dice. Allora, un attimo solo. Ah, forse è un documento semipubblico questo. Vabbè, comunque in generale, lasciamo stare l'esempio nella fattispecie di questo qua. Facciamo finta che si stia riferendo a Corrado Imperatore, d'accordo? Se noi dovessimo trovarci davanti ad un documento del genere e per esempio dire che questo documento qui è un documento imperiale di cancelleria pubblica, noi questa cosa qua non potremmo mai dirla, perché abbiamo visto che i documenti di cancelleria imperiale di solito, imperiale o comunque pontificia, prendiamo uno di Federico, di solito sono fatti in questo modo, no? Hanno degli elementi estrinseci particolari, ben definiti, quindi noi già possiamo dire che nel caso in cui il documento tipo questo qui dovesse essere un documento pubblico, noi già possiamo dire che non è vero. Quindi nel momento in cui andiamo a prendere questo documento e magari lo citiamo per dire un qualcosa che è successo a livello tra il Papa e l'Impero, per esempio, questa cosa è un fake, perché questo documento non può essere un documento, ovviamente, di cancelleria pubblica, è chiaro? Quindi si analizzano tutti questi elementi, ci si avvale di delle figure che aiutano, appunto, come detto, lo storico a collezionare la sua storia e si crea una vera e propria storia, appunto. Ora, per questo sono importanti gli archivi e per questo è importante l'archiviazione, per questo è importante l'archivio storico, fondamentalmente. L'archivio storico è importante perché è lì dove lo storico può trovare la fonte primaria, cioè ovvero quella fonte, la fonte più importante. Poi ci sono, vabbè, gli studi, per esempio, che sono stati fatti su quella fonte. Ci sono, vabbè, tante altre tipologie, ecco, di fonti che di solito vengono annoverate e citate. Ora, cosa possiamo dire ancora? Allora, datemi un secondino che mi stanno chiamando. Un attimo di pazienza, arrivo subito.
Quindi dicevo, attenzione a collezionare delle storie non inventate, d'accordo? Quindi quello che faccio io è un lavoro fondamentalmente di trascrizione delle pergamene, un lavoro che serve poi successivamente allo storico se eventualmente dovesse, scusatemi un attimo. Eccomi qua, scusatemi. Un'altra cosa fondamentale da vedere quando si fa la ricerca storica, dicevo, è la bibliografia, cioè quello che lo storico, ad esempio, torniamo sul nostro libro di storia contemporanea, quello che lo storico ha citato in bibliografia, cioè quali sono i riferimenti e le cose che ha studiato per affermare quello che ha studiato. La bibliografia di solito si trova alla fine del libro. Quindi innanzitutto vanno viste queste cose qui. Ora, il nostro lavoro è quello semplicemente di leggere fondamentalmente le pergamene e non ha la pretesa di collezionare una storia. Quindi seppure io inizialmente nel mio canale ho analizzato, in queste dirette ho analizzato i documenti di Tra Federico II e Innocenzo in terra di Puglia, questo non ha la pretesa di affermare qualcosa su Federico II o su Innocenzo e così via. Cioè, io voglio chiarirla questa cosa perché poi di qua al complotto è un passo. Cioè, di qua a dire che siamo stati creati dagli alieni è davvero un attimo, ok? Vabbè, nelle pergamene che momentaneamente abbiamo letto, fondamentalmente che cosa abbiamo letto? Abbiamo letto concessioni, privilegi, cioè delle cose che fondamentalmente non affermano nulla di esorbitante ed è questo quello che dobbiamo tenere presente, cioè che effettivamente poi le fonti a cui facciamo riferimento non hanno mai nulla di incredibilmente folle o pazzo rispetto a quella che è la realtà. Tutti coloro che poi dicono magari che in un determinato relitto del passato, in un determinato fantasma del passato, in una fonte del passato, ci possono essere delle cose che magari fanno riferimento a delle vite extraterrestri, facciamo un esempio, oppure a boh, la vita dopo la morte e così via, sono delle cose che effettivamente non si possono affermare, vabbè. Noi non abbiamo trovato nulla di complottistico perché effettivamente le nostre fonti alla fine, quelle che abbiamo analizzato, sono banalmente concessioni a persone varie ed eventuali, quindi non ci sono delle cose strane che abbiamo trovato, però potremmo magari trovare dei termini che ci possono dire delle cose che ci potrebbero far pensare con le nostre categorie a delle situazioni, boh, come dicevo prima, alieni o extraterrestre. Ovviamente tutte queste cose qui sono da verificare, cioè nel senso le persone che studiano, non vi nego che a me personalmente i complottoni o comunque le storie intorno alle cose piacciono, cioè in generale adoro il fantasy, amo i racconti di fantascienza, adoro la distopia. Amo, non lo so, i viaggi di Gulliver sono uno dei miei romanzi preferiti. Ho letto tanti libri, per esempio, di Huxley, di Orwell e così via, sulla distopia, per esempio, o sull'utopia.
Però questo non significa che nella realtà storica, si possa affermare quello che c'è, che si possano affermare cose strane, cose varie ed eventuali che appunto sono difficili anche da dimostrare. Tutto qui, signori, io vi volevo consegnare questa chicca. Vabbè, momentaneamente in realtà sto guardando i video. Non tanto di complotti storici, però facciamo un esempio. Anni fa mi interessa, insomma, vidi le cose che afferma Billino. Ora, la Bibbia, vi faccio un esempio, la Bibbia così come si presenta ad oggi è una collezione, facciamo finta che insieme abbiano messo tutti insieme tipo questi documenti che abbiamo noi oggi qua davanti a noi, per esempio. Una pagina è fatta di questo pezzo, una pagina è fatta di questo pezzo, una pagina è fatta di questo pezzo. La Bibbia è composta di tanti pezzettini tutti insieme. Ovviamente non ha, tra virgolette, un senso compiuto quello che la Bibbia afferma se noi la leggiamo tutta insieme. Quindi merita un'interpretazione, come dicevo prima, dal punto di vista filologico, soprattutto un'interpretazione che noi non possiamo fare sul testo della CEI, no? Che è un testo fatto a fini anche di evangelizzazione, quindi per trasmettere un contenuto di fede. Ok. Non si può fare un discorso appunto filologico su quello che la CEI ci consegna, perché a parte che è una traduzione in italiano. E poi, come vi dicevo prima, la Bibbia è una collezione di tanti pezzi del passato che fondamentalmente sono stati incollati uno con l'altro. Quindi è vero che vi è quella cosa che si chiama ispirazione, magari se vogliamo dire così, per consegnare il contenuto di fede, ma rimane un testo relativo a passare quello che abbiamo definito contenuto di fede, appunto. Non è un testo che ha pretese di raccontare una storia vera e propria. Ora, io non sono espertissima sulle civiltà antiche, questa è la verità, quindi sui popoli che hanno abitato la Mesopotamia, come per esempio i persiani, gli ittiti, gli assiri, i babilonesi e così via. Non ho competenza nell'analizzare le fonti di quel determinato periodo storico, anche perché non so neanche leggere la scrittura di quel periodo storico, non so analizzare proprio le fonti, neanche quelle monumentarie di quello stesso periodo storico. Quindi non posso proferire parola su quello, però posso dire in generale, visto che mi piace e ho studiato come analizzare le fonti, per esempio medievali, prevalentemente medievali, c'è cioè anche la mia specializzazione banalmente. Io ho studiato 2 anni, un periodo di praticamente 3 secoli, un periodo comunque ristretto che vede a quello che è il Medioevo e neanche tutto il Medioevo, perché per esempio il periodo longobardo. Sì, è vero, l'ho studiato, ma non ho analizzato i documenti effettivamente, non ho analizzato le fonti effettivamente dei Longobardi. Quello che ho analizzato è un periodo ristretto intorno al Medioevo, una piccola porzione di storia che riguarda il Medioevo. Voi immaginate invece se noi volessimo collezionare una storia così grande come ad esempio quella degli antichi popoli. Ecco perché vi dico, la Bibbia è molto complessa ed è un lavoro davvero difficile da affrontare, che non si può fare come certi complottisti fanno, proprio perché non vi è, secondo me, contezza di quello che significa ricerca storica fondamentalmente. Quindi alla fine è normale che se io trovo un qualcosa che magari stuzzica la mia fantasia, posso inventarmi delle storie non reali, fondamentalmente, delle storie che non dicono effettivamente che cosa è stata quella cosa lì del passato. Questo voglio dire. Datemi un secondo che accendo la luce perché non posso stare solo con questa lucina. Qualche minuto di pazienza.
bene, io stavo parlando senza microfono, molto fine, ok. Quindi dicevo, attenzione a quello che determinate persone possono affermare appunto in campo, per esempio a storico, perché bisogna poi vedere effettivamente se hanno rispettato determinati parametri di critica, no? E poi soprattutto se le fonti che citano dicono esattamente quella cosa lì o dicono altro. Ad esempio, quando parliamo degli elementi estrinseci che sono fondamentali nei nostri documenti o gli elementi intrinseci che appunto, come dicevo prima, sono molto importanti, dobbiamo capire bene, effettivamente posso dire che questo documento qui è autentico? Posso affermare che questo documento qui è stato creato, fatto in quel determinato periodo storico o è solo una fake? Cioè, perché di qua la fake è un passo. Quindi, vabbè, comunque, in generale non ci affidiamo. Poi, soprattutto nell'età, per esempio, faccio un esempio, sull'età contemporanea mi è capitato di vedere diversi complotti su questioni quali le Torri Gemelle, oppure l'atterraggio sulla Luna, l'atterraggio lunare, vabbè. Proprio quelli vecchi 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 sono, per esempio, che Hitler non è mai morto, ma è scappato tipo in America centrale, vabbè, e così via. Queste cose qui, per poterle affermare, per poterle dire, si ha contezza di poter dire quello che si afferma, vabbè, comunque niente, questa piccolissima diretta che ho realizzato in questi banali 35 minuti, volevo semplicemente consegnarvi questa questione qua, quindi di prestare massima attenzione al fatto che sì, noi stiamo parlando effettivamente di un qualcosa che ci racconta il passato, però non possiamo proferire frasi effettivamente da un punto di vista storico sul passato, d'accordo? Perché è un documento, banalmente un documento che analizziamo, che è davvero lì, è come se domani trovassero questa agenda qui e pretendessero di creare una storia su quello che trovano nella mia agenda. È una cosa che non avrebbe senso. Oppure analizzare non lo so, qui ho qualche documento, oppure analizzare una storia su un bollettino postale pagato da Mario Rossi nel 26 settembre 2023. Cioè, che storia posso fare? Al massimo posso dire che nel 2023 si utilizzava un format particolare per pagare i bollettini alla posta, per esempio, ok? Spero di essere chiara in quello che dico. Va bene, signori, io vi ringrazio per essere stati qui con me in questa brevissima diretta. Scappo via, volevo consegnarvi queste chicchine per mettere un po' i puntini sulle i e per non confondere soprattutto le idee di chi mi ascolta, perché è vero che noi facciamo qualcosa, però non è qualcosa, è qualcosa di molto specifico quello che faccio nel mio canale, che okay? Non ha la pretesa. Sì, certo, la storia generale noi possiamo raccontarla, perché la storia dei Normanni si può raccontare, ovviamente, la storia di Federico II, noi possiamo dirla in generale, per quello che io ho studiato nei miei esami universitari, per quelle che sono le informazioni che ho, per esempio, sulle istituzioni, per quelle che sono le informazioni che ho su determinati periodi storici, però è per fare un riferimento e per darvi un riferimento di quale periodo stiamo parlando. Quindi, se tu hai sentito a scuola parlare di Federico II, io oggi ti sto, o di Innocenzo III, io oggi ti sto leggendo una pergamena di Innocenzo III, cioè questa è la connessione, ma non ha la pretesa il mio canale di raccontare una storia, cioè raccontare la storia fondamentalmente, che è una cosa difficilissima da fare. Soprattutto si deve avere appunto si devono avere molte competenze, non bastano solo le competenze nella lettura delle pergamene, d'accordo? Va bene. Comunque, in generale io vi ringrazio per essere stati qui con me questo pomeriggio in questa breve diretta. Spero di avervi intrattenuto, di essere stata chiara soprattutto e di non aver creato ancora più confusione rispetto a quella che già c'era. Un bacio e ci vediamo alla prossima diretta.